Ciao ragazzi, ormai sempre più persone stanno cominciando ad allenarsi in maniera calistenica. La maggior parte è autodidatta o non si fa seguire da un trainer capace e commette degli errori che compromettono i suoi risultati. Oggi vi parlerò dei 4 errori più comuni che ho commesso anche io nel mio percorso. Se non sai cos'è il calisthenics, corri a guardare questo video. Molti si avvicinano al calisthenics per le skills e provano direttamente il movimento che vogliono imparare. Il problema è che dobbiamo avere una preparazione di base, questo per due motivi. Uno, diminuire la probabilità di infortunio e due, non avere stalli nella progressione. Un esempio è il front lever. Senza avere dei prerequisiti di forza sarà uno spreco di tempo allenarlo. Per questo movimento è necessaria forza in tirata e a livello del core. Quindi consiglio di padroneggiare prima esercizi quali trazioni, barchetta e successivamente dragon flag in modo da essere facilitati nell'apprendere la skill. Non è solo un problema di forza, ma può essere anche di condizionamento tendineo e mobilità articolare. Vedo moltissimi ragazzi provare la verticale e fare tentativi del genere. Il problema è che senza una sufficiente mobilità di spalle sarà impossibile fare una verticale decente. L'ideale sarebbe quindi prima allenare questa capacità motoria e successivamente approcciare l'esercizio. In sintesi, prima di allenare un movimento, assicuratevi di essere preparati a sufficienza. Molti calistenici hanno la credenza che, allenando le gambe, improvvisamente diventino pesanti e sia impossibile poi fare le skills. Questo mi ricorda le ragazze che non vogliono andare in palestra per paura di diventare troppo muscolose. Vi spiego meglio, un aumento di massa muscolare negli arti inferiori può esserci se ci alleniamo in stile bodybuilding e seguiamo un'alimentazione adeguata, quindi ipercalorica. Nella maggior parte dei casi il calistenico non segue un'alimentazione specifica, tende a stare in normocalorica ed è davvero difficile aumentare di peso. Per fortuna si sta cambiando direzione e alcuni atleti stanno cominciando ad allenare le gambe seriamente. E voi allenate le gambe? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Nel calisthenics, soprattutto fra gli autodidatti, può esserci un alto rischio di infortuni, specialmente quelli da sovraccarico come tendiniti. Quando abbiamo dolore è un segnale del nostro corpo che ci avverte che c'è qualcosa che non va. È facile intestardirsi, continuare con il movimento scatenante e ritrovarsi con dolore cronico. Cerchiamo di capire i movimenti che ci danno fastidio e sospendiamoli o sostituiamoli con altre varianti. Esempio pratico, se abbiamo un dolore a livello del gomito nelle trazioni supine, possiamo eseguirle in presa neutra. La soluzione non è il riposo totale, ma allenarsi in modo diverso. Sarà fondamentale comprendere l'origine dell'infortunio ed evitare di ripetere lo stesso errore. Se il fastidio non passa, vi consiglio di affidarvi però a dei professionisti del settore. L'ultimo errore è quello che ho commesso più spesso, cioè concentrarmi su troppi obiettivi. Allenando tanti movimenti sarai più completo, ma avrai una progressione molto più lenta. Vi suggerisco, soprattutto agli inizi, di spingere forte solo su due obiettivi alla volta. Focalizzandoti, il tuo allenamento sarà un pochino più noioso, ma avrai maggiori risultati. Oggi vi ho parlato degli errori più comuni che si commettono durante il percorso da calistenici. Se vi è piaciuto questo video lasciate like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento!